Va ora in onda A risentir le stelle, messaggio politico autogestito a pagamento. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai. Ma chi conviene? Non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo su Radio Raffaella 1 con i vostri amici, i vostri intrattenitori, un esercito. Stasera siamo quattro combattenti, una specie di i Fantastici 4. Sì, allora ricordo la trasmissione A risentire le stelle, un programma organizzato in autogestione dal gruppo dei meetup di Amici di Beppe Grillo di Montoro, e in compagnia con il sottoscritto Gianfranco Dino Armando, il grande mitico Peppe. Gianfranco, non esagerare, no, dai, se no dai. Mia moglie si Buonasera a tutti. Eccoci qua. E allora vi vogliamo ricordare dei numeri, i numeri telefonici per interagire col nostro gruppo. Allora, 0825 52 35 65 il telefono, e il numero WhatsApp è 39 30 47 60 75. Ricordo sempre sui 104 e 700 e gli 87 e 500. Bene, allora, detto le cose stasera? più importanti, c'è una scaletta variopinta, molto anche simpatica, diciamo che è fatta di tante notizie, sia seriose che un po' scherzose. Possiamo ricordare che una cosa prima di, diciamo, di dimenticare, che è una giornata particolare. Oggi sono stati anche alla regione i nostri compagni, i nostri amici che continuano a fare la guerra e a far mettere gli occhi addosso questa gestione del nostro caro presidente. Eh sì, quello lo facciamo, diciamo, continuamente. Quindi vogliamo ricordare un pochettino che la società ha bisogno di gente che stringe i denti e combatte. Noi qui siamo pronti per dare delle notizie. Allora, la prima situazione ce la farà ascoltare qui dalla regia. A proposito di una cosa strana che possiamo fare solo qui in Italia, c'è un paese che nasce e ha una produzione di olio riconosciutissima per la qualità e per la situazione, e ci ritroviamo con dei cari nostri, diciamo, pseudo onorevoli in Europa, nella comunità europea, che stranamente del PD, che hanno votato per poter far venire, ecco, tonnellate e tonnellate di olio qui in Italia, 35.000 tunisino, mamma, 35.000. In modo tale che penso, non so a chi vorranno, penso, creeranno tante di quelle, diciamo, disagi per i nostri dell'olio prodotto in Italia, perché sicuramente verrà improdotto, portato qui, rimbottigliato come olio d'oliva extravergine, rivenduto anche all'estero, e noi ci toccherà bere anche dell'olio non nostro, di scarsa qualità, sulle nostre tavole. Quindi dobbiamo proteggere. Sentiamo questa clip da parte del nostro eletto a livello nazionale, cosa ci racconta? Prego. Il Mezzogiorno parla della questione dell'olio tunisino che è in arrivo, la Puglia è in rivolta, Euro-PD nel mirino, De Castro dice ci saranno correzioni in commissione. Qui si fa riferimento a nuove quote, diciamo, di olio tunisino che arriveranno sul mercato europeo senza dazi, quindi, diciamo, gli agricoltori pugliesi non l'hanno presa proprio bene. Sì, speriamo che De Castro abbia ragione. La verità è che spesso noi abbiamo avuto in Europa delle rappresentanze che non sono state in grado di difendere i nostri interessi. Il problema non
non è solamente l'olio tunisino che fa concorrenza, ma è che bisogna vedere come lo presentano, perché può essere imbottigliato qui e passare per olio pugliese, con una truffa, il che sarebbe un danno ancora peggiore. E tra l'altro poi c'è la polemica dei 5 Stelle, no? Che attaccano il PD e dicono a Roma, diciamo da Roma, gridano contro l'Unione Europea, alzano la voce, e poi invece a Bruxelles non dicono nulla. Ma la speranza è che i 5 Stelle non abbiano ragione, però ho proprio l'impressione che ci abbiano azzeccato. Quindi Gianfranco, non bastasse, diciamo, quello che già sta passando la regione Puglia con le piante di olive, diciamo, sì, la falsa malattia della xylella, non si capisce se è vero oppure no. Hanno fatto tagliare l'oleodotto che sta in programma, e quindi tutte le piante che verranno poi sradicate per dar spazio a questo oleodotto. E comunque anche in regione Puglia i nostri stanno cercando di combattere per evitare questo, diciamo, ennesimo. Sembra quasi un piano fatto apposta per destabilizzare tutta l'economia italiana, no? Sì, sì. Dopo la vendita di... Prego, e stavolta, Peppe, non posso nemmeno dire ce lo impone l'Europa, perché quando hanno fatto, c'è stato il problema delle arance in Sicilia, dicevano ce lo impone l'Europa, siamo entrati in Europa e quindi dobbiamo importare un certo numero di quintali di arance da altri paesi europei, come quando c'è stato il problema delle quote latte in Veneto. Cioè noi abbiamo sempre dovuto, secondo quelli che erano i trattati europei, importare ed esportare determinati quantitativi. Adesso non c'entra nulla l'Europa, perché arriva l'olio dalla Tunisia, quindi non ci sono nemmeno i controlli che di solito avvengono nella comunità europea, quindi non c'è nemmeno questo passaggio di garanzia del prodotto libero che arriva mercato, in Italia, proprio in tutti i sensi. Un po', cioè, un po' arriva l'ora della Tunisia. Un discorso molto simile a quello che ti è pico. Bravo, io infatti, Armando, quello, io non ci dimentichiamo che questi americani stanno contattando l'Europa in modo, mettendosi a tavolino e cercando di tutelare i loro prodotti. Cioè, non so dove, io almeno seguendo la cronaca internazionale mi sono accorto che a Berlino, cioè, in parecchie città europee si stanno preoccupando, cosa che qui poco se ne parla, del TTIP, ed è una cosa seria, perché finiremo con non avere più delle tutele, avremo tanti quei prodotti che non hanno riconoscimenti, non hanno parametri di tutela, di garanzia. Perché poi ovviamente diciamo che i controlli che in Italia si fanno, per esempio negli Stati Uniti, sono minori, sono addirittura per alcuni prodotti inesistenti, quindi arriveranno sulle nostre tavole veramente prodotti dei quali non sapremo praticamente nulla. E a me quello che preoccupa, che la gente non ha focalizzato, visto che è un contratto fatto proprio a uso e consumo loro, che a livello istituzionale, nel momento in cui questo TTIP prevede che una persona ha delle problematiche, no? Cioè, domani mattina la bibita Pingo Pallina che verrà importata qui per prodotto americano, nel momento in cui passerà questo benedetto contratto TTIP, finirà che la persona che ha qualcosa da ridire con questo prodotto, e un'associazione di consumatori dovesse dire guardate che questo prodotto, non facciamo pubblicità, non potrà neanche produrre una causa contro queste persone, perché il TTIP prevede che devi andare nel loro stato americano, dove c'hanno le multinazionali, c'hanno fior di avvocati che sanno come appellarsi. Finirebbe poi qualunque tipo di persona, qualunque tipo di stato, non riuscirà neanche più ad avvalersi, perché finirà nelle mani di queste persone che ti trascineranno nei loro governi a loro modo, con le loro istituzioni, e quindi le cause future, eventualmente quando dovesse esserci un prodotto che non è salutistico, non è di buona condizione, finirà con l'essere comunque ad andare avanti, senza che nessuno si potrà prendersi le responsabilità, che magari quel prodotto è proprio nocivo. Sì, sono discorsi comunque tesi sempre a favorire le grandi multinazionali, che se siano nazionali o internazionali, il discorso è praticamente sempre lo stesso. Proprio oggi leggevo addirittura nel campo della scuola pubblica, anche lì ormai abbiamo delle privatizzazioni che sono del tutto palesi, nel senso che ormai anche lezioni maturate
cittadini, quindi non extracurriculari, saranno a pagamento e magari la lezione in alimentazione verrà fatta dal McDonald's, per dirne una, oppure quella per la tecnologia verrà fatta da Samsung. Quindi diciamo che stiamo andando sempre verso più una deriva che sia privatizzare ogni ente pubblico. Cioè il Movimento 5 Stelle, ricordiamo, non è contro il privato in sé, tant'è che i nostri parlamentari con la riduzione dei loro stipendi finanziano anche, diciamo, delle imprese private, ma siamo dell'idea che alcune cose non si possano privatizzare, perché appunto il potere centralizzato nelle mani, in poche menti, in poche persone, è pericolosissimo. Okay. Insomma, ce lo insegna la storia. D'altronde. Perfetto. Okay. Purtroppo noi siamo una, tra parentesi, una colonia americana, cioè ci hanno, tra parentesi, liberato e conquistati allo stesso tempo con la Seconda Guerra Mondiale, e quindi ci hanno imposto una serie di regole. Volevo ricordare giusto una chicca, una curiosità. Ti ricordi, Gianfranco, quando c'è stata la prima guerra del Golfo? Sì. All'epoca fu pubblicizzato per televisione il fatto che l'Italia aveva acquistato degli aerei che decollavano in un brevissimo tragitto, e fu fatta una grande pubblicità. A questi aerei che noi avevamo comprato. In realtà noi per andare con le nostre piccole portaerei ad aiutare gli americani, dovevamo per forza di cose comprare degli aerei così piccoli, perché non possiamo avere noi Italia delle portaerei che superano una determinata grandezza, che hanno anche le piste di atterraggio e di decollo, perché ci è stato vietato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che noi abbiamo dal 43 in poi siamo diventati co-belligeranti, quindi siamo passati dall'altra parte, come facciamo sempre, insomma, partiamo anche nella prima guerra mondiale noi eravamo alleati con Austria e Germania, poi scoppiò la guerra, l'anno dopo entrammo in guerra dall'altra parte, la stessa cosa abbiamo fatto nella Seconda Guerra Mondiale, cioè partiamo da una parte, poi passiamo dall'altra parte, siamo gli eterni traditori e non ci smentiamo mai. Per esempio qualche anno fa abbiamo visto quando Berlusconi invitò in Italia Gheddafi, stendendogli un tappeto rosso, facendolo accogliere da tante fotomodelle. Dopodiché l'anno dopo siamo andati a fare la guerra alla Libia. A me mi viene un dubbio: non è che a breve dovremmo andare a fare una guerra in Iran, visto quello che è successo qualche giorno fa, come abbiamo accolto, coprendo addirittura le nostre statue centenarie che abbiamo a Roma per non offendere il popolo iraniano, eccetera. Guarda, Dino, a me preoccupa a proposito di situazioni internazionali questa situazione che si sta creando qui in Italia, perché abbiamo nei disegni magici di questo premier Renzi abbiamo a che fare con delle strategie che noi pensavamo che ci potessero tutelare i servizi segreti italiani, no? Avevamo delle persone a capo di queste situazioni di una certa affidabilità, competenza, e noi fortuna vuole che abbiamo anche un nostro, diciamo, carissimo Angelo Toffolo, un componente, un elemento di questa commissione del Copasi. E a questo proposito si sono accorti, perché stanno sempre ben attenti a tutto quello che succede, e che in commissione così ha deciso il nostro caro di mettere una figura, diciamo, al di sopra delle parti, che potesse gestire e avere le mani in pasta a questi nostri cari servizi segreti. A me preoccupa la figura. Chi è che ha scelto il nostro caro amato premier? Ora dalla regia ci farà sentire la voce di Angelo Toffolo, il carissimo salernitano e nostro caro contatto. Prego. Sembra sempre più concreta la possibile nomina di Marco Carrai alla cyber security, perché il Movimento 5 Stelle dice di no. Stiamo assistendo a una cosa pericolosissima, un attacco alla democrazia e a rischio alla tenuta democratica del paese. Stiamo parlando di sicurezza nazionale, stiamo parlando di sicurezza cibernetica, di lotta al terrorismo. Questo nome Carrai è quantomeno inopportuno. Ricordiamo che l'amico di Renzi, colui che pagava l'affitto alla casa di Firenze, ricordiamo che colui che ha cercato nella legge di stabilità di infilare un emendamento per
bypassare una via lì in Toscana, nell'aeroporto di Firenze, per cui stiamo parlando di una persona assolutamente inaffidabile, stiamo parlando di una persona che non ne ha le competenze specifiche sulla cyber, è quantomeno inopportuno che il Copasir, per legge 3 agosto del 2007, la 124, non sia a conoscenza di nulla. Questo è un vero blitz del governo fatto nell'assoluto silenzio dell'opinione pubblica, per cui stiamo assistendo a qualcuno che sta cercando di mettere le mani per spartirsi 150 milioni di euro per la cybersicurezza e mettere le mani su informazioni sensibilissime. La ministra Boschi oggi ha difeso questa possibile nomina dicendo che il governo può avvalersi di consulenze. Bisogna far capire alle persone che questa persona che farà questa consulenza metterà le mani su informazioni riservate, su informazioni segrete, informazioni sensibilissime a disposizione anche delle nostre agenzie di sicurezza. Quantomeno ciò deve avvenire in maniera chiara, in maniera trasparente, informando il Copasir e non venendolo a sapere tramite fughe di notizie stampa. Noi oggi come Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente chiesto che venga audito Renzi. Il comitato per ora ha valutato di audire il direttore ambasciatore Massolo già la prossima settimana e quanto prima richiederemo l'audizione di Renzi. Credo che sia un dovere che Matteo Renzi venga in comitato e ci venga a far capire cosa sta architettando. C'è il rischio di creare nuovamente i servizi segreti deviati. Penso che la storia della Repubblica italiana ha già vissuto momenti molto bui per quanto riguarda i servizi segreti. L'operato del governo, l'operato di Renzi è proprio in quella direzione. Renzi venga a chiarire al Copasir, saremo ben lieti di ascoltarvi, di chiarire ogni dubbio se non è questo. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Si siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai, 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 ai. Allora, signori cari, avete visto che noi stiamo molto attenti, noi qui giù in Campania, poi ci sta chi è che sta a livello locale a Montoro, stiamo attenti a cosa succede qui in paese, magari dopo con Armando sentiremo qualche cosa di locale come proposte e altre cose, però a livello qui, i nostri vicini di casa, Dino, a te risulta qualcosa di fresco che è arrivato da poco? Ah, sicuramente, Angelo Tofolo chiedeva che Renzi, la presenza di Renzi che presentasse, qui addirittura cioè, sono i sindaci, le maggioranze che non si presentano ai consigli comunali. È appena giunta fresca questa notizia che è stato tra parentesi boicottato, desertato il consiglio comunale da parte del sindaco di Solofra Michele Vignola. Questa è la notizia ufficiale. La notizia tra parentesi che ci aggiungo io, ironica, è che il sindaco Vignola è andato a controllare gli sversamenti delle industrie conciarie nella Solofrana, perciò non è potuto andare al consiglio comunale per mettere fine una volta per tutte a questo inquinamento continuo. Ci tiene alla Solofrana, abbiamo visto che il nostro tra parentesi concittadino Ermete De Maio, che monitora periodicamente la Solofrana, pochi giorni fa ha pubblicato un video dove si vede la Solofrana pulita finalmente dopo tanti anni. E allora il sindaco Vignola, ha preso da quest'impeto, è stato talmente preso da quest'atto di volontà, insomma, ammirando il video di Ermete De Maio, ha detto: ah, vorrei veramente che la Solofrana tornasse ad essere così pulita. E si sarà infilato sicuramente gli stivaloni fin sopra il ginocchio e sarà andato a controllare nella Solofrana che non avvengano più sversamenti, perché la Solofrana ritorni ad essere una volta come era tantissimi anni fa, cioè pulita. A proposito di tanti anni fa, vorremmo ascoltare, adesso ci facciamo giusto un sorrisino, l'attualissimo Checco Zalone, che ci farà ascoltare a proposito della Prima Repubblica un brano che penso che tantissimi di voi, chi è andato a cinema, che qui ha sfondato, ascoltatelo. Non si scorda mai la Prima Repubblica. Sai, dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati
dopo 10 anni volati all'aeronautica, e gli usceri paraplegici saltavano, e i bidelli sordomuti cantavano, e per un raffreddore gli davano 4 mesi alle terme di Abano, con un'unghia incarnita, eri un invalido tutta la vita, la prima repubblica non si scorda mai, la prima repubblica tu cosa ne sai, dei cosmetici mutuabili, le verande condonabili, i castelli medievali ad equo canone, di un concorso per allievo maresciallo, 6.000 posti a Mazara del Vallo, ed i debiti pubblici s'ammucchiavano come conigli, tanto poi erano cazzi dei nostri figli. Ma adesso vogliono tagliarci il Senato, senza capire che ci ammazzano il mercato. E sì, perché? Senza Senato non c'è più nessun reato. Senza reato non lavora l'avvocato. Il transessuale disperato mi perde tutto il fatturato, e dal suo posto c'è un paese inginocchiato. Ma il presidente è toscano e è un gran burlone, ha detto scherzavo, piuttosto che il Senato mi taglio un coglione. La prima repubblica non si scorda mai, la prima repubblica era bella, sai, la prima repubblica non diretta a Risentire le Stelle, il programma curato dal Meetup Amici di Beppe Grillo Montoro. Stavamo ricordando i contatti per mettersi in contatto con noi, il contatto WhatsApp 393047 6075, per fare delle proposte. Siamo aperti anche a delle critiche costruttive e non, anche telefonate in diretta, anche telefonate in diretta, il numero 0825 52 35 65. Stavamo parlando di una questione abbastanza vicino a noi, no? Anomala, sì, anomala. Ah, di Solofra, sì, ma da aggiungere che cioè, probabilmente la tesi che avevo formulato io, cioè che il sindaco fosse andato a controllare il fiume Solofrana, può essere avvalorata dal fatto che tutta la maggioranza mancava al Consiglio Comunale, quindi essendo insomma lungo tutto il tratto della Solofrana, lui si è portata tutta la maggioranza con sé, perché praticamente sembra che questo Consiglio sia stato richiesto dalla minoranza, però ovviamente è il Presidente del Consiglio a convocare quello della maggioranza, dopodiché nessuno della maggioranza, cominciare dal sindaco a tutta la maggioranza, si è presentato senza far sapere assolutamente nulla del perché. Non entriamo più di tanto nel merito perché non conosciamo le motivazioni, però quantomeno insomma avvisare, quindi avendo avvisato e pensando che il sindaco di Solofra sia una brava persona, una persona che ci tiene al proprio territorio, allora io ho formulato la tesi, ipotesi che fosse andato insieme a tutta la maggioranza a controllare che non vi fossero sversamenti nel fiume Solofrana per tutelare tutti i suoi cittadini e anche noi montoresi che siamo a valle. Quindi a proposito di noi montoresi, noi la settimana prossima avremo un evento particolare, ne vogliamo parlare, cioè noi fra un po' qui in radio qui a Torchiati ci saranno delle persone
quindi dice qui non dovete mancare, però ve lo faremo sapere dopo, Sì, no, beh, lo possiamo dire che venerdì prossimo avremo un ospite d'eccezione qui in radio con noi, in diretta insieme a noi in trasmissione, il nostro deputato, nonché membro del famoso direttorio, e tra parentesi metà anche montorese, perché ha dei nonni, degli zii che provengono da Banzano, e quindi l'onorevole, parlo di l'onorevole cittadino Carlo Sibilia, che un sacco di lotte ha fatto insieme a noi, e ultimamente si sta occupando in particolare di Equitalia, e quindi sarà qui in radio con noi dalle 20 alle 21 venerdì prossimo, e parleremo insomma anche di Equitalia, di quello che lui e il Movimento 5 Stelle stanno facendo per cercare di tutelare i cittadini che sono stati colpiti da, diciamo da questa malattia. Soccorso, chiamiamolo così. Come cioè, anni fa, secoli fa, ogni tanto c'era la peste, insomma ci stavano delle malattie. La malattia dell'ultimo decennio, di questo secolo, potrebbe essere appunto Equitalia, perché sta mettendo veramente tante vittime. C'è chi riesce anche a guarire da questa malattia, però ci stanno tante persone che ci lasciano le penne. 2009 ad oggi sono circa 600 le persone che si sono suicidate per crisi o per fallimenti, non solo artigiani, salumieri e quant'altro, quindi queste persone. E io ebbi anche una discussione con Carlo, no? Una volta lo contestai un po' della sua mancata presenza sul territorio, che ci sentiamo anche telefonicamente, una persona molto disponibile come tutti d'altronde, e Carlo mi ricordava: senti, io sono d'accordo che non sono presente sul territorio, però preferisco portare avanti questa battaglia che sto facendo con Equitalia, perché vuol dire anche salvare una sola persona, tanto, vale tanto più che essere presente lì a Montoro o magari in qualsiasi altra frazione della provincia di Roma. E a quel punto ho dovuto dargli ragione, perché veramente sono impegni che poche volte si sono visti prendere nella politica italiana. E quando si parla di politica oggi, il primo pensiero va alle persone che non vanno più a votare, che purtroppo si sono allontanati, che hanno la disaffezione che ha creato, diciamo, sia il sistema, proprio per evitare che andassero persone libere, pensanti, di proprio andare a votare in modo diverso, e quindi togliere il potere ai soliti. Dino, vuoi ancora aggiungere qualcosa su queste iniziative? Io più o meno. Quindi, hai avvalorato la tesi, insomma, che sì, è la malattia di questo decennio per le vittime che miete. Potremmo aggiungere che, tra parentesi, l'INPS ringrazia, perché non avendo più soldi, ormai pare che difficilmente noi andremo in pensione domani perché non ci sono più soldi, quindi ringrazia per tutte le vittime che Equitalia riesce a fare. Tutte le persone che si suicidano oggi sono persone che non percepiranno più la pensione, quindi tutti i contributi che sono stati pagati fino ad oggi resteranno all'INPS, agli eredi di Mastro Pasqua, eccetera, eccetera. Parlando di Mastro Pasqua, quindi mo mi è venuto in mente una cosa. Ecco. No, in settimana neanche a farla apposta è stato messo agli arresti, giusto? Sì, Gianfranco. Arresti domiciliari, cioè pluri incaricato di tutte le mansioni. Sì, in tantissime istituzioni. Coprivano non so quante cariche, tra lui e la moglie, insomma, erano dovunque e non ho idea. E io mi chiedo: ma dove vogliono arrivare questa gente? Che faccia tosta c'hanno? Cioè, Il problema è che noi abbiamo poca memoria in Italia. Adesso Mastro Pasqua uscirà di scena, come già è uscito di scena, ma magari fra 5-6 anni o fra 10 anni verrà riciclato e ritornerà davvero. Come per esempio, io ultimamente vedo spessissimo in televisione Cirino Pomicino. Che faccia? Cioè, Cirino Pomicino in televisione, che tra l'altro ha anche la faccia tosta di criticare il Movimento 5 Stelle, di criticare, l'altra volta ce l'aveva con Di Pietro, mi trovai a vedere una trasmissione, cioè, ma con quale faccia si presentano? E con quale coraggio i presentatori, chi fa giornalismo, continua ad invitare, no, ad invitare, chi li invita queste persone, chi li fa andare in televisione? Sono loro, come diceva una volta anni fa Beppe Grillo, diceva, cioè, siamo noi che li facciamo vivere nel momento in cui li invitiamo, nel momento in cui ne parliamo, nel momento in cui i giornalisti li fanno andare in televisione, li fanno vivere. Cioè, i politici che ultimamente sono anni, sembra che Casini sia
morto, per esempio, perché non appare più in televisione, non c'è più. Però noi ogni tanto li andiamo a riprendere, li resumiamo. Bravo. L'altra sera chi era stato resumato, mi pare Rutelli, sì, ho rivisto, perché ieri sera, l'altra sera. Il fatto è che ormai pure l'informazione pubblica è totalmente lottizzata. Abbiamo una Rai che di pubblico non ha nulla. Bravo. L'ultimo caso, la differenza dai appunti, da alcuni vertici del PD sono sorti questi malumori nei confronti del conduttore di Ballarò Giannini, che chissà se arriva a fine stagione oppure sicuramente a settembre lascerà, perché ormai questi giornalisti o sei totalmente asservito al sistema, sì, ti inginocchi e dici ok, mi scrivete il copione e io recito quello che mi dite voi, o diciamo si fanno portavoce dell'ottimismo renziano secondo il quale va tutto bene, tutto a posto, altrimenti diciamo seppure diciamo provano ad estrapolare un pensiero che sia libero, un pensiero lontano da quello che è poi il pensiero renziano, quello del governo, quello delle Boschi, di qualsiasi altro esponente del PD, vengono completamente fatti fuori. Anche la Berlinguer mi sembra che sia in area di espulsione. Sì. Beh, non metto in dubbio che quando Renzi dice va tutto bene, io non metto in dubbio che vada tutto bene per lui. Sicuramente, ovvio, ma non solo per lui, no? Come quando Berlusconi diceva che andava tutto bene per lui. Il fatto è che Renzi secondo me è ancora più pericoloso di Berlusconi, perché c'è questa cosa che la sinistra sia ontologicamente superiore a qualsiasi altra forma politica, no? E anche perché insomma penso che Berlusconi non ha la stessa durata di vita di Renzi. Cioè dovrebbe sì, siamo stati un po' cattivi. È una questione di anagrafe, non per essere cattivelli, cioè. Non auguriamo il male a nessuno, bene o male insomma ce lo siamo tolti davanti, anche se dovesse ritornare non penso che potrà restare ancora molto in politica, mentre Renzi potrebbe avere vita lunga se gli italiani continueranno a non aprire gli occhi, continueranno a dormire e continueranno a pensare. Noi adesso veramente... un comico che ho conosciuto e che ho apprezzato gli ultimi tempi, che si sta avvicinando con le mani un po' libere e concrete, è il nostro caro Crozza, che lo sa imitare benissimo. No, io parlo di un uomo che fa satira e le vorrei far ascoltare una piccola clip simpaticissima che è presa in un suo intervento di copertina e adesso la regia ce la farà ascoltare. Sì, prego. Lo sai già perché Renzi ha detto che i fannulloni pubblici entro 48 ore se ne devono andare a casa, giusto? A casa entro 48 ore. Ora, sai cosa vuol dire questo, Giova? Oggi è martedì, che con la voglia di lavorare che hanno gli statali, vuol dire che entro giovedì si svuotano tutti gli uffici pubblici, cioè praticamente diventano oasi naturalistiche incontaminate, perché la natura, in assenza dell'impiegato pubblico, si riprende il possesso dei comuni, nascerà il Parco Nazionale dell'Anagrafe. Dove vai quest'estate? Al Gran Sasso? No, troppo casino. Gran Paradiso? No. E allora dove vai? Guarda, mi hanno detto che al catasto di Sanremo c'è un sentiero tra le scrivanie inglobate dai gelsomini che si nutrono di faldoni che è eccezionale. Però, se ci pensi un attimo, Giova, guarda che senza dipendenti pubblici, tu vai in un ufficio senza dipendente pubblico, almeno non sentiremo più quelle scene, non sentiremo più gli impiegati risponderci, un attimo, non lo vede che mi sono appena messo lo smalto sulle unghie dei piedi? Dica su, cosa vuole? Senta, volevo fare un'esplorativa sui contributi versati. A quest'ora? Alle 8:30 del mattino? Che tra un po' chiudiamo? Ma non chiudete a mezzogiorno? Sì? Ma il tempo che vado di là dal mio collega che mi dà la password, che apro il computer, che poi oggi il terminale è lento, si fa l'ora di chiusura, torni domani. Ah, perché domani il terminale è più veloce. No, ma almeno mi si è asciugato lo smalto dei piedi. Comunque. Obiettivamente, però, Giova, obiettivamente, un giro di vite sui fannulloni ci voleva. Ve li ricordate i comunali di Sanremo che passavano il badge col pigiama e poi tornavano a letto?
Ecco, l'unico che hanno beccato senza pigiama era perché andava in canoa e aveva le pagaie. Le pagaie le aveva lui, però tutti i mesi lo pagaiavamo noi. Dunque, ora... No, io... Io non voglio prendermela con gli statali, perché ci sono degli statali che... Vabbè, non voglio prendermela con gli statali. Perché io no? No, no, perché sono luoghi comuni. Luoghi comuni, perché io ho visto degli statali che si facevano un mazzo così a Berlino, però li ho visti. Comunque, comunque ha ragione Renzi. Ha ragione Renzi. Uno statale che viene, buonasera Landini, uno statale che viene beccato da una telecamera, Landini mi scusi, a non fare niente invece che lavorare, in 48 ore deve andare a casa. Solo che dobbiamo estendere forse questo provvedimento a tutte le telecamere, non solo quelle della questura, perché se lo estinguiamo anche alle telecamere di Agorà, Porta a Porta, La Gabbia, Di Martedì, Ballarò, Otto e Mezzo, Piazza Pulita, Quinta Colonna, Matrix, Virus, L'Arena, no, perché in quelle trasmissioni è pieno di parlamentari che invece di lavorare non fanno un cazzo, giusto? Siamo sempre qui in diretta, ricordiamo sempre il contatto WhatsApp 39 30 47 60 75 e il numero per le chiamate sempre in diretta 0825 52 35 65. Stavamo parlando un po' di questioni locali, sì, anche in zone limitrofe a Montoro, ma in realtà noi siamo molto attivi anche sul nostro territorio. Tant'è che stiamo settimana dopo settimana protocollando diverse richieste che vanno, diciamo, che trattano svariati argomenti, vanno dal sociale all'ambiente alla sicurezza. L'ultima che abbiamo scritto e che protocolleremo la settimana prossima tratta di un sistema cosiddetto autodetector che è già utilizzato in molte città italiane, tra l'altro Parma, Torino. Con le dovute proporzioni può essere un oggetto che se utilizzato in maniera appropriata può rivelarsi molto utile. Cos'è l'autodetector? È un dispositivo che si mette al di sopra dell'autopattuglia della polizia, in grado di identificare tramite diciamo, una lista precedentemente immessa nel sistema operativo le macchine che magari viaggiano sotto fermo amministrativo, e se utilizzato in maniera appropriata, quindi in tutte le sue funzioni, può svolgere anche la funzione di multe nei confronti di chi parcheggia per esempio in doppia fila. Quindi è sicuramente un dispositivo che si utilizzato può, per la legalità, può comunque sì, anche perché poi ci sono tante auto che magari sotto fermo amministrativo oppure che non hanno l'assicurazione, non hanno l'assicurazione, visto a Capaccio cosa è successo. Siamo rimasti magari anche macchine sospette, visto che di questi tempi qualche macchina rubata, cioè, sì, pensi che esce tutto a galla quando sì, ci sono delle situazioni, esatto. Poi abbiamo fatto altre proposte sul punto di vista ambientale, abbiamo chiesto che appunto vengano messi sui territori a portata di tutti i cittadini, dei raccoglitori svolti a raccogliere dalle cicche, dai mozziconi di sigaretta, perché per decomporsi ci mettono anni ed anni, dai 5 ai 12 anni, raccoglitori cicche per... sigarette, scusa, ma quasi 50 anni, scusa se... Cioè, quasi, mi sbagliavo, ok... Ma no, perché è un tema che io ci tengo molto a questo tema, devo dire la verità, ma ci usi di quando vado al mare c'è mia moglie che fa praticamente nel turbino in tutte le spiagge che andiamo. Io devo dire la verità, lì per lì ho pure un po' di vergogna, poi dopo veramente la cosa mi rende orgoglioso, perché dovrebbe essere un po' d'esempio anche per le persone. Veramente a me avevano detto che tu facevi lavorare tua moglie per pagarti le vacanze. Poi, veramente sì, ci ho pensato, però le proposte, diciamo, i salari erano un po' bassi, allora è meglio che in costiere finisce con una mangiata, sì, fra amici. Diciamo, vanno ad inquinare anche quelle che sono le falde acquifere, certo. Abbiamo chiesto che vengano messi sul territorio dei raccoglitori per i chewing gum, perché
perché anche quelle s'attaccano e risultano dannose per l'ambiente. Abbiamo chiesto che vengano messe sul territorio delle compostiere per cani, perché crediamo che vada in qualche modo migliorata la vivibilità del quotidiano e l'igiene, anche perché se utilizzati in maniera opportuna, anche i rifiuti dei cani possono essere riutilizzati, quindi trasformati in energia attraverso il compost e così via, diciamo. Perfetto. C'è un problema però. Non abbiamo ricevuto una risposta, quindi lo diciamo qui pubblicamente in radio. Se poi ti c'ho un minuto, ti spiego io, un minuto, due minuti, perché non riceviamo perché sbagliamo a fare le proposte, le domande. Ve lo spiego raccontandovi un episodio. Un sindaco doveva pitturare il suo municipio e praticamente fece una gara di appalto per vedere quale fosse l'offerta migliore. Furono presentate 3 proposte da una ditta tedesca, da una ditta francese e da una ditta italiana. La ditta tedesca proponeva di fare il lavoro per 3.000 euro, quella francese ne chiedeva 6.000, quella italiana ne chiedeva 9.000. Il sindaco, incuriosito insomma da questa diversità, li convoca tutti e tre per decidere da quale farsi fare il lavoro e chiede prima al tedesco. Il tedesco gli spiega il tipo di pittura che intende usare e gli dice che gli costa circa 1.000 euro di materiale. Altri 1.000 euro sono per l'attrezzatura, per le impalcature, per i pennelli, eccetera, eccetera, e 1.000 euro sono il suo guadagno, e spiega in questa maniera il costo di 3.000 euro. Chiede poi al francese come mai a lui il suo preventivo veniva 6.000 euro, e il francese spiega che voleva usare un tipo di pittura particolare che era uscita da poco, migliore, quindi sarebbe durata di più nel tempo. Invece delle solite 2 mani, lui avrebbe voluto tinteggiare il municipio per ben 3 volte, e quindi gli veniva a costare 3.000 euro soltanto il costo della pittura. Poi c'erano circa 2.000 euro tra costi di attrezzature, quindi imbalcature, pennelli, eccetera, e 1.000 euro era il suo guadagno. Alla via, prima di chiudere la cosa, diciamo, ma per curiosità fammi capire come fa questa azienda italiana ad avere un costo di 9.000 euro. Chiama anche l'italiano e dice: scusi, come sei arrivato a... Senta sindaco, la mia offerta, gli fa l'italiano, è sicuramente la migliore. 3.000 euro sono per te, 3.000 euro sono per me e 3.000 euro per il tedesco che ci pittura il municipio. Guarda che sei eccezionale. Quindi Armando, se impariamo da dobbiamo capire queste logiche, ci risponderanno. Bravo, dobbiamo entrare in questa logica. È un sistema, è un pensiero tutto italiano, è vero, questa è una dichiarazione. Allora, adesso a questo punto ci dovremmo guardare un pochettino la situazione regionale a proposito di cosa stanno facendo i nostri amici del gruppo del Movimento 5 Stelle, e c'è la voce di Cirilli che fa sapere preciso le cose come vanno. Avanti questa clip, via. Consiglio verrà discussa la proposta di modifica dello statuto regionale, che conta solo 2 articoli, ma pericolosi per la democrazia qui in Regione Campania. Il primo introduce la questione di fiducia su tutte le questioni di particolare urgenza e rilevanza strategica, così come definite dal documento economico di finanza regionale. E il secondo articolo introduce una procedura speciale d'urgenza, per cui una volta dichiarato un provvedimento dal Presidente della Giunta, lo stesso deve essere licenziato entro 15 giorni dalla Commissione competente, altrimenti il testo va direttamente in aula. L'obiettivo è quello di svuotare le prerogative dei consigli regionali, quello di bypassare le commissioni consiliari, di subordinare il Consiglio stesso alla volontà del Presidente della Giunta, che di fatto detta i tempi dei lavori del Consiglio. E noi a questo non ci siamo. Venerdì faremo un'importante battaglia per difendere la democrazia qui in Regione Campania.
siamo di nuovo qui, è Giuseppe che vi parla, sentite una voce un po' diversa. È un maschio. E come solito ogni settimana è consuetudine fare, noi riaggiorniamo la lista degli indagati della settimana risalente a 26 gennaio. Allora inizierei con Ernesto Abate Russo, consigliere Regione Puglia, purtroppo del PD, mi dispiace, truffa ai danni dell'INPS. Poi passiamo a Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, avviso di garanzia per abusi edilizi. Sotto indagine per nomine irregolari troviamo ex assessori comune di Roma Giunta Marino, Caudo, Cattoi e Leonori. E chiudiamo con il nostro caro presidente della regione De Luca, che è stato raggiunto di nuovo da un altro avviso di garanzia. Io mi ritrovo davanti una lista, un foglio intero. Lo vuoi leggere tutto, Peppe? No, è giusto per falso in atto pubblico. Oh. L'ultimo. Poi se tu vuoi leggere tutta la lista, ti lascio fare, perché in verità a me non piace molto leggere. Ma con questa lista, cioè, di accuse e di condanne, eccetera, eccetera, cioè, fa invidia. Non a caso, cioè, potrebbe arrivare, non lo so, anche a fare il presidente del Consiglio. Caso, sì. No, oggi c'era la Repubblica, la Repubblica. Perché il Consiglio la Repubblica deve almeno apparire pulito, se no, cioè, sarebbe veramente troppo. Perché poi il Presidente della Repubblica è quello che, insomma, ci rappresenta all'estero. Come lo voleva fare il Presidente della Repubblica? Cioè, lui voleva fare non gliel'hanno fatto fare, perché i presidenti del Consiglio possono essere Berlusconi, Renzi, vanno là e li pigliano per il culo tutto il mondo. Però almeno il Presidente della Repubblica deve avere una parvenza di persona seria. Sì. Poi una volta là può stare zitto, però perlomeno all'inizio deve sembrare pulito. Certo. Giusto per chiudere un attimo su De Luca, oggi c'era in regione la votazione per, sì, che era stata presentata da 3 mesi come al solito da noi, sembriamo quasi dei poliziotti che rincorrono i ladri, però purtroppo il nostro compito è quello proprio di essere delle sentinelle, no? Abbiamo scelto e loro, i nostri consiglieri, 7 in regione, sono stati gli unici voti a favore di questa mozione. Il centrodestra si è astenuto, ovviamente. E chissà perché, poi. Forse sono figli del patto del Nazareno. Bravo. Quindi... No, ma gli piacciono le poltrone. No, è altro episodio che voglio raccontare, poi lascio la parola. Piacciono le luci. Minaccia che se perde la luce, spegne le luci a Salerno e lascia tutti al buio. Un altro episodio che voglio raccontare, molto simpatico, che un sindaco in provincia di Potenza, non avendo più la maggioranza dei suoi, ovviamente del PD, ha cercato l'appoggio di quelli del centrodestra, giusto per rientrare sempre nel famoso patto del Nazareno e rimanere lì seduto. E quindi non è passata questa mozione, non c'è nient'altro da dire se non che la poca, diciamo, dignità, la poca pulizia di coscienza da parte di chi non ha voluto appoggiarla, che sappiamo tutti quello che sta facendo De Luca, sta continuando a governare non avendo diciamo l'autorità e l'onestà sia intellettuale che morale per poterlo fare, visto che Bindi con la commissione, sempre secondo il Movimento 5 Stelle, secondo l'idea del Movimento 5 Stelle, ma secondo l'idea fino a un certo punto, perché come sappiamo la della vecchia politica, secondo l'idea della vecchia politica, per governare devi essere corrotto, devi essere corrotto, devi avere degli scheletri nell'armadio, se no non ti metteranno mai. Lo so, allora, anni fa, non ricordo bene a quale trasmissione in Rai, c'era ospite una delle persone che a me è sempre stato antipatico, però disse una cosa giustissima, Giuliano Ferrara, disse: per fare politica in Italia devi essere corruttibile, cioè quindi devi avere uno scheletro nell'armadio in modo che poi, in caso tu non fai quello che hanno concordato, ti possono ricattare, devi essere ricattabile. Allora, se sei ricattabile, i vecchi partiti ti possono candidare, ma qualcosina la devi avere. Cioè, se pigli anche una delle persone più oneste che ha candidato il PD, Marrazzo, non so se ve lo ricordate, che è stato governatore del Lazio, è stato aveva anche nello scandalo. Qualche piccola cosa, gli piacevano i trans, cavoli suoi. Sono cose private. Andarono a trovare questa cosa qua per andare a ricattare, a far dimettere. Devi avere comunque qualcosa. Nel momento in cui una persona del PD viene messo
candidato a presidente di una regione, allora cioè, tu automaticamente già poi dici questo c'ha qualcosa da nascondere, perché può essere ricattato, altrimenti non l'avrebbero proprio candidato. Ecco, ma vi vorrei far vedere la differenza come il Movimento 5 Stelle e come sono loro. Cioè, avete detto cosa combinano loro? Noi qui abbiamo, ti dice, ditelo anche ai giornalisti e ai sindacati, la promessa è mantenuta. Livorno, il nostro caro sindaco di Livorno, aveva promesso che questi 33 precari che erano stati assunti prima, che poi sono stati finalmente assunti a tempo indeterminato della AMPS, un'azienda che ne ha partecipato, perché ci tiene tantissimo che ogni promessa è debito. Il Movimento 5 Stelle è abituato a fare così. Vogliamo parlare della casa restituita alla famiglia, non ricordo bene in Sicilia quale paese, di quell'episodio dove comprata, comprata all'asta e restituita ai proprietari, finalmente ritornata al proprietario che si era suicidato, una persona che per pochissimi euro si è ritrovata a dover necessariamente presa dalla, e poi dopo il Movimento ha comprato con i soldi delle regioni, i soldi dei consiglieri regionali, hanno rifatto come hanno fatto per la strada che hanno fatto collegare le due parti della Sicilia, tanto derisa mediaticamente, invece poi, e poi è stata una strada che è appunto ancora oggi funziona precaria, benissimo, e soprattutto tantissime persone la utilizzano quotidianamente per non metterci due ore e mezzo in più e fare 180 km in più e girare da Messina. Dicevano la strada è in salita, cioè. Ma se ne fa il contrario è pure in discesa, direi. Ultima iniziativa fresca a Palermo, il meetup di Palermo per festeggiare, diciamo, gli anni che è stato fondato, tramite dei buffet e una festa organizzata ha devoluto il ricavato per l'acquisto di alcune strutture nell'ospedale stesso della città di Palermo. Bellissimo. Questo solo non perché, come dicono alcuni giornalisti, noi facciamo di tutto ciò una vetrina e vogliamo mettere in mostra queste cose qua per raccogliere consenso elettorale, però sinceramente lo facciamo con passione, ci crediamo anche noi stessi qua presenti. Lo facciamo senza alcun interesse, non vogliamo arrivare alla poltrona, ma stiamo cercando di portare un cambiamento prima di tutto di mentalità, di abitudine, e poi speriamo anche di voto. Perché allora poi... Peppe, mandiamo anche un appello, visto che abbiamo parlato del caso di Palermo dove hanno comprato la casa alla moglie di questo imprenditore suicida, prima abbiamo parlato di Equitalia, di tante persone, cioè, facciamo un appello perché anche a Montoro ci sono un sacco di disoccupati, sì, un sacco di imprenditori che hanno chiuso o hanno cessato la propria attività. Facciamo un appello a queste persone dicendo: non suicidatevi, no, assolutamente. Al limite fate come fece un signore, non ricordo bene di dov'era. Questo ebbe la banca gli sequestrò praticamente la casa, no? Come succede spesso oggi in Italia, come succede anche con Equitalia, e quindi lui doveva lasciare la casa alla banca, prese gli ultimi soldi che gli erano rimasti, fece andare uno con un camion e una ruspa, buttò giù la casa, la caricò sul camion e l'andò a scaricare davanti alla banca. Ricordo. Tra l'altro la banca era diventata soltanto proprietaria della casa, quindi lui con questa azione recuperò anche il terreno, perché non avendo più la casa il terreno ritornò a lui, e alla banca gli andò a scaricare i calcinacci davanti alla banca. Sono queste le azioni eroiche che noi dobbiamo fare, non andarci a sottomettere, a suicidare, a deprimere. No, dobbiamo combattere, dobbiamo trovare ancora più forza dalle cose quando vanno male, per lottare e migliorare. Come la Fenice che risorge dalle cene. E migliorare la società in cui viviamo, il paese, il posto in cui viviamo. Quindi le sconfitte devono darci forza per crescere, avanti, per essere sempre più forti e per lottare contro le avversità, contro le banche. E nonostante le banche ci hanno i loro boschi, foreste, proprietà dappertutto, che gli danno, che li foraggiano. Però prima o poi, forse davvero una luce c'è, una luce in fondo al tunnel, disse una volta Beppe Grillo, forse è un treno che ci arriva addosso. Bravo. Però c'è una speranza, c'è, e noi fino a quando c'è questa speranza continueremo a lottare, e siamo disponibili anche a, se ci sono
persone che hanno problemi di qualsiasi tipo, di qualsiasi mettetevi genere, mettetevi in contatto con il meetup di Montoro, ma non, sicuramente non vi pagheremo non andremo a pagare noi la casa d'Equitalia, sicuramente no, ma non, si possono organizzare delle almeno, piccole iniziative, sì, volevo ricordare un appoggio morale, volevo, c'è giusto sempre. Una cosa veloce, ricordare l'iniziativa del gruppo di Avellino, del meetup di Avellino, della professoressa Tiziana Guidi, che mi ha contattato, mi ha fornito il numero della VOSPE di una famiglia che ha subito per due volte l'alluvione a Benevento, e noi grazie al nostro fondo cassa che abbiamo, come Antonio Greco, saluto come ragioniere, abbiamo fornito una piccola, diciamo, un piccolo contributo per questa famiglia. E queste sono iniziative che si possono fare anche a livello locale, se ci sono famiglie disagiate, veramente disagiate, noi siamo disponibili a qualsiasi richiesta, come ha detto tu bene Dino, cercare di essere vicino, di fare il possibile, magari anche visto che c'è sempre un filo aperto con i nostri parlamentari che sono sempre disponibili a parlare, a trovare eventuali soluzioni, magari anche coinvolgendo l'amministrazione comunale, perché no, noi siamo aperti al dialogo, per noi le bandiere vengono dopo. Infatti questa sera volevo chiedere scusa pubblicamente a Raffaele, perché avevo fatto la corte a un sindaco di Baiano da circa un mese, lo volevo portare in trasmissione stasera, purtroppo ha avuto un impegno privato, però ci ha promesso che ritornerà sicuramente, perché vuole portare essere il presente, portare il suo esempio di esperienza. Sì, infatti lui per Baiano sta facendo grandi cose, è una persona apertissima alle proposte, non del Movimento 5 Stelle, no vabbè, questo è proprio a prescindere del PD, quindi anche se mi darebbe fastidio un po' la bandiera, noi abbiamo chiuso gli occhi e l'abbiamo invitato. Ma sì, abbiamo avuto in passato, Dino, ti ricordi, al convegno anche Vincenzo Cenna, è una persona, una persona squisita, a veramente. Parte la battuta che hai fatto tu sul fastidio, cioè, ma chiunque fa delle cose positive, buone, propositive, di qualsiasi colore politico esso sia, come il Movimento 5 Stelle, che in Parlamento e dappertutto non è a prescindere contro qualcuno, è contro o a favore delle buone iniziative, sì, delle idee, eccetera eccetera, ma non ok, allora siamo arrivati alla fine politici di questa puntata in compagnia con Armando, Giuseppe, Dino e Gianfranco. Gli amici di Beppe Grillo e Meetup vi vogliono chiudere la serata con una classica di satira, e un buona serata a tutti ragazzi, alla prossima settimana, e non mancate. Buonasera ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo con Carlo Sibilia in diretta con su noi Radio Radio Raffaella 1. Quelli che pensavano di far credere agli italiani che il nostro governo non ha niente di nuovo, che è il governo sempre degli amici, non hanno capito con chi hanno a che fare. Noi non siamo gli amici degli amici, noi siamo i figli degli amici che poi sono diventati amici. Mio padre, che insieme ad altri ha mandato fallita una banca anche perché faceva prestiti agli amici degli amici, amico del babbo di Renzi, oggi indagato per bancarotta fraudolenta, e che prendeva i mutui grazie al padre di Lotti, il cui figlio oggi è sottosegretario alla presidenza del Consiglio Renzi. Liquidare questa struttura come se fosse la classica struttura familistica democristiana e poi berlusconiana è pura demagogia. Il modello a cui ci ispiriamo non è tanto quello di Cosa Nostra, che pure naturalmente fa parte del nostro DNA. Il nostro modello principale è quello di Saddam Hussein. Scherzavo, pensavate avesse sclerato, la rifaccio. Scherzavo, via, mi è venuta, via.